Maurizio Regresso, figli della U. Non fare così che siamo una scimmia, poverina. No, lei, no, lei, lei siamo una scimmia. Lei, sembra che avercene scimmie così. Ero già in Africa a fare il medico senza frontiere. Quindi faccio i vaccini per andare con le scimmie. Ciccioni neri e scimmie. Ciccioni neri rasati. Ciccioni. Skin. Ciccioni skin? Di skin. Io mi ricordo Ciccio Skin. Porca puttana. È ora di guardarlo. Io mi sono fatto bannare il canale per non vederlo. I snob. Eh? Ha capito subito. Oh, ti hanno dissato, lo sai? Mike ha detto che verrà qua a rispondere al dissing in presenza. Ha detto che ci puzzano i piedi a Mike. Per correttezza, il buon Junior. Allora, no, ho sbagliato, non volevo dire buon. Mascherello. Ah, Mascherello potrà venire qua quando vuole. La Mascherello può venire qua quando vuole, però ha risposto anche alla nostra reaction in live su Twitch. Non so, me ne frega un cazzo. Ah, bene. Quindi la risposta, ma la risposta l'ha ascoltata solo lui e due piccoli gatti che ancora tardano. Potevi anche taggarci. No, ci ha taggato, non l'ho pubblicato. Ah, sei coglione. Allora, Mike, vai con sto dissing che abbiamo, ci facciamo due spicci. Senti, io non ho mai sentita questa e vorrei sentirla proprio. Raga, se anche voi siete un po' stronzi, abbonatevi al canale, attivate la campanella, seguiteci su Instagram che vi avvisiamo quando intervistiamo i rapper su Twitch. Ok, tutte le ho prese. Oh, prima di partire col video, ascoltavi questa nuova proposta che vi facciamo noi con Tempo Academy. Stiamo spingendo questo ragazzo perché, come sapete, anche grazie al Fallitone Never Dies, che tornerà presto su Twitch, spingiamo i ragazzi più meritevoli. Un po' di rap fatto bene, mezza drill, vai. Da qui c'è da mangiare, se vuoi favorire, prima devi stare dalla mia. Mi sento dentro, quindi ti parto, pezzo col tempo, pezzo di Benjamin Button. Ave, rap è banale, quanto vuoi usare della mia pazienza. Pensa. Dai, cominciamo subito a Snob e dire abbi cura di te. Dai, abbi cura di te, Dio. Pari, siamo animali, spingimi forte, io provo piacere non sentire il dolore, come lo è diventato il suo nemico, incredibile. E non ti sento, ma tutto qua parla di te. Ma sai che il timbre è bello? Lei sì. Solo Dio sa quanto vorrei che fossi silente. Tanto ormai cavaliere. Vabbè, ma è il video più bello del mondo. Ma sai che ce lo vedo bene in questi panni? Queste lenzuola sono come ti chiami? Mumbling. E poi piove. Lei è molto Sinead O'Connor, parole sono diventate armi, ma non dei bambini. E fanno così che non ce l'ho detto. Bravo. Bello il video con l'armatura. Devo dire due parole su questa roba. Mike adesso si mette l'armatura e va a sfidare Junior Kelly. Con le spade no, Mike. Le spade no, Mike. Per favore. Ma volevo chiedere, ma secondo te tipo la casa sul lago del tempo? Cioè che loro utilizzano l'armatura ma sono in due tempi differenti. Cosa stai dicendo, Fada? Sono partiti viaggi di Fada. Cosa stai dicendo? No, nel video. Che film stai guardando, Fada? È bello. Che video è bello, Fada? La casa del lago del tempo, sì. Doveva farti weekend con la tua moglie, Fada. No, la conosci, eh? Non mi tocca la mica, però. No, la casa sul lago del tempo è... Fate finta di non vederlo, vi prego, perché poi perdo tutta la mia mascolinità. Questa mascolinità. Tu non hai mascolinità, tu sei solo tossico. Non c'è, sei la mascolinità tossica senza la mascolinità. Quasi. È impressionante. Senti, coglione, ti sto raccontando questa. Ma è tutta una metafora, no? Allora, che lei arriva in questa casa e spedisce una lettera, ma in realtà trova un'altra lettera di un altro tizio che però ha visto 1000 anni prima e loro si incontrano tramite la casa. Le poste italiane. La storia d'amore. Mannaggia le poste, che casini che fanno. E questa è la stessa cosa, no? C'è Mike in un tempo. Sai cosa significa archetipalmente il guerriero? È la sovrastruttura che metti nelle relazioni e questo amore che in realtà è uno scontro, no? E quindi non vai a cuore aperto, ma mandi il tuo simulacro in armatura nelle relazioni. Che non hai nessun tipo di tumore al cervello. No, per adesso poi adesso vediamo da 10 anni col vaccino, non lo so. Senza essere umano, vorrei essere un l'ha già detto prima. Ma c'erano due lacrime. Perché non posso vedere. Ah, ma che brava lei! La speranza, come muori tu. Ed è così che le nostre parole. Ho pensato un beat, senti che. Questa è la canzone d'amore, forse è la più figa che ho sentito finora. Madonna, quanto mi fa impazzire sto chitarrino! Bello, è punk. Capito? Che cazzo vuole dire il video? È quello che ti ho detto prima io. Questo secondo me finisce in playlist, ragazzi, occhio. Bella. Anche se non ne ha bisogno. Oh,
guarda, vedi che erano loro, era proprio quello che ho detto io. Ciao Ciccio. Bella, bella, bella anche, bella anche l'armatura. Molto Veleno Production? Secondo me non così tanto. Che questa canzone è la meno merda a livello di testo nel video. Cioè, a Sanremo, come testo è il meno banale, il meno. Non abbiamo sentito gli altri, c'è anche Truppi che è molto interessante. Senti Truppi, Achille Lauro è morto, è scomparso, non gli hai fregato un cazzo più a nessuno. Oddio, c'è anche Achille Lauro da fare. Volete anche Achille Lauro? Scrivetelo qua sotto. Posso dare due parole sulla roba? Prego, Daniele. Allora, il fatto che non ci sia troppa batteria ma entri soltanto nel ritornello dà un effetto molto particolare alla canzone. Riempie tanto, sì, ma te la lascia tutta sospesa. Cosa molto interessante, perché anche il video è tutto in sospeso. Sì. Soltanto la parte finale, dove alla fine si scontrano e si rincontrano loro due, che a quel punto c'è la batteria. Bellissima l'aria di Mike, che secondo me in questa roba è quello che è il suo futuro. Sì, parte con un che sembra un po' troppo autotune, però poi si sposa bene con la voce di Sì, che è una voce bellissima, non pensavo. Quando l'ho sentito ho fatto Anche il mumbling, che molte volte a me non però solo va. In certi punti l'ha messo. Sì, e ti dico, è il modo migliore per rendere moderna un'aria così datata. E prendetela con le pinze quando dico aria datata, perché in realtà la canzone non è vecchia. No. Si suona nuova. Però nuovo pop. Quello che vedo io è il pop nuovo, appunto, che potrebbe nuovo andare a Sanremo, questo qua. Bello, interessante. Ma al di là di Sanremo, con una melodia così e esprimendo qualsiasi cosa, che non siano per forza le relazioni d'amore, che a una certa non puoi fare un disco solo di canzoni d'amore, se no vuol dire che stai prendendo per il culo la gente. Assolutamente sì. Secondo me questa è uno dei prodotti più interessanti di Sanremo. Al di là Sanremo c'è questa cosa che si cerca di svecchiarlo ogni anno, ma sempre cercando di, ma invece no, o svecchi o non svecchi. Secondo Beh, guarda, me. Ma l'unico problema è che Sanremo non ci piace perché non lo facciamo noi. Se presento io diventa la cosa più bella del mondo Sanremo. Ma questa roba qua di Sanremo è figa, perché al di là di chi vince ci sono sempre un sacco di cose carine da scoprire dentro. L'anno scorso c'era La Young. No. Ma no. No. Chitarrino. No. Willy Peyote. Willy Peyote. Il periodo non sapeva neanche di essere lì l'anno scorso, sì, te lo dico. È andato lì a reppare, come cazzi suoi sei andato. Comunque io ho sentito anche tante critiche. Mike differente da questo stile, perché sta facendo. Beh, ma a seconda del palco che vai, tu hai un'attitudine che va contestualizzata, vuol dire essere maturo come artista. Non è che vai al primo maggio con due Rolex. Perché sennò fai fare brutta figura a quelli che ti chiamano e fai la figura dello stronzo tu. Tutto vero. Ma magari sbaglio. Pezzo interessante, io lo metterei in playlist Top Alternative Music by Arcade Boys su Spotify. Sai perché lo voglio mettere? Perché è particolare. Perché è una canzone, sì, che è alternativa, è andata a Sanremo e non si discosta troppo come è successo l'anno scorso. L'anno scorso c'è stato veramente un distacco, sì, a Sanremo. Un po' anche a caso. Proprio secondo molto me è molto. Le hanno provate tutte l'anno scorso. Quest'anno è molto più linea. A me è piaciuto. Quest'anno è troppo più Sanremo, ma c'è da dire che quest'anno gli artisti sono molto 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 più in bolla. Non Beh, trovi... soprattutto Mike. Io ho visto anche un Grignani. Ma Grignani? Io voglio vedere Grignani. Volete vedere Grignani? Sì. Qua sotto arriviamo a 5.000 like e facciamo anche reaction a Grignani Rame. Grignani Rame e Achille Lauro insieme. Grignani.